Buonasera, benvenuti alla 16ª puntata di Sport in Media Live Stream. Ci siamo presi una settimana di riposo dopo un aprile molto intenso in cui abbiamo fatto 14 puntate. Poi il 7 maggio abbiamo celebrato il primo anniversario, il compleanno di Sport in Media con due grandi protagonisti come Bruno Pizzul e Massimo De Luca. E questa settimana riprendiamo il nostro ciclo di trasmissioni, anche perché quasi simbolicamente proprio oggi diciamo si è ripresa un po' la quotidianità, seppur un po' a rilento, chiaramente, però con l'apertura di negozi e di altre attività, bar, ristoranti, eccetera. E quindi riprendiamo anche noi queste trasmissioni. Questa sera finalmente riusciamo a parlare di tennis. Abbiamo solamente accennato in qualche puntata, soprattutto con Pietro Nicolodi e con Dario Puppo, mentre mercoledì avremo come ospiti Paolo Viberti e un altro grande protagonista come Vittorio Adorni, con cui andremo a parlare più di ciclismo. Vi ricordo come sempre che potete intervenire con le vostre domande, i vostri commenti in diretta, rivolti ovviamente ai nostri ospiti. Siamo in diretta sia sulla pagina Facebook di Sport in Media che sulla pagina Facebook di Ubitennis, quindi vi presento i nostri due ospiti di questa sera. Do il benvenuto, è un piacere, a Ubaldo Scanagatta. Ciao Ubaldo. Ciao, buonasera a tutti. E abbiamo in collegamento anche uno dei più grandi tennisti della storia italiana, un apprezzatissimo commentatore tecnico di Sky Sport, Paolo Bertolucci. Buonasera Paolo. Buonasera, buonasera a tutti. C'è un po' di ritardo nella comunicazione, ma ne teniamo conto ovviamente per le domande e per i discorsi che andremo ad intraprendere. Vi chiedo questo perché Ubaldo, mentre organizzavamo questa puntata, mi ha raccontato che agli albori, penso anni fine 60, primi 70, Ubaldo, non so, forse anni fine 60, 66, 67, 68, qualcosa del genere. Ecco, tu e Paolo giocavate assieme a livello giovanile nel doppio, poi Paolo ha preso un'altra direzione, diciamo. Beh, Paolo mi ha fatto le corna, ma d'altra parte c'aveva un certo Adriano Panatta col quale fare il doppio, gli conveniva certamente farlo con lui, però con me io sono molto contento e orgoglioso del fatto che abbiamo fatto tre tornei giovanili e li abbiamo vinti tutti e tre. Poi abbiamo giocato una volta in quello che era il campionato italiano a squadre e Paolo ed io, certamente per merito suo, vincemmo 6-0 al quinto contro una coppia, Crotta e Facchini, che erano testi 6 numero 4 agli assoluti. E, insomma, Crotta ha giocato in Coppa Davis, per me sono dei grandi ricordi. Per lui che ha battuto con Panatta, Mecchero e Gerulaitis, è roba da dimenticare. No, ricordo perfettamente, era subito nel dopoguerra, abbiamo giocato questi tornei. No, è vero, poi ho scelto Panatta, ma per un semplice motivo, perché con Panatta dopo era più facile rimorchiare, al di là del vincere. Come veramente rimorchiavo anch'io, eh. Allora non ti monta la testa, su. Ecco, questi ricordi degli anni 60. Invece nel titolo della trasmissione che abbiamo dato è Tennis e Media, Storia e Attualità. Parlando appunto di storia, iniziamo con un filmato degli anni 70, anni 70 che sono stati un momento l'apice della carriera ovviamente di Paolo Bertolucci e rappresentano anche gli anni in cui, il decennio in cui Ubaldo ha iniziato a scrivere, vero Ubaldo? Oltre a organizzare, se non sbaglio, il torneo di Firenze in quegli anni, no Ubaldo? Sì, beh, nel 70 ho cominciato a scrivere per la rivista di Rino Tommasi, Tennis Club, che mi aprì una rubrica che si chiamava Finestra sulla seconda, perché a differenza di Paolo io ero in seconda categoria e Tommasi ogni volta mi minacciava: guarda che ti chiudo la finestra. Ecco, quindi, perché bastava che io scrivessi una sciocchezza e subito ti chiudo, la minaccia ricorrente era questa. Ecco, mentre appunto Paolo, come dicevo, era all'apice della sua carriera e il momento che ricordiamo tutti, anche se poi volevo chiedere alcune cose, perché Paolo, non dico che è stato polemico su questa cosa, però ha messo i puntini sulle i, è stata la vittoria chiaramente della Coppa Davis del 76.
E come sapete ci furono tantissime polemiche alla vigilia per il fatto di andare o meno a giocare questa finale nel Cile di Pinochet. E andando a recuperare un po' di filmati d'archivio sono riuscito a trovare questo speciale del TG1 che vi fa capire qual era la situazione alla vigilia. Addirittura il TG1 fa uno speciale in prima serata per discutere con alcuni protagonisti che vedrete sull'opportunità o meno di andare a giocare questa partita. Ve lo faccio vedere, dura un minuto e mezzo, due minuti. Io purtroppo sento malissimo, c'è la voce. È stato un po' di per qualcuno dei presenti si è riconosciuto nel documentario che avete visto. Infatti avrete già riconosciuto Orlando Cirolo, Nicola Pietrangeli, la coppia più famosa del mondo, almeno nel campo del tennis. Il loro comandante di allora, capitano di allora, Vanni Canepele, campione tennista per molti anni e poi capitano in Coppa Davis. Da questa parte c'è l'onorevole Francesco Compagno del Partito Repubblicano, e anche lui un buon tennista, mi hanno detto. Se è vero, non lo so, ma l'hanno detto. L'onorevole Tiraschi, responsabile della commissione sport della direzione del Partito Comunista Italiano, tennista anche lui, mi pare, e Gianni Corbi dell'Espresso. Prima di cominciare il dibattito vorrei ricordare che si sono manifestate molte opinioni a proposito della trasferta cilena. Il ministro degli esteri Forlani, per esempio, ha espresso l'opinione personale che se si comincia con le discriminazioni si può dire addio allo sport. Comunisti, socialisti, radicali, PD, PACI, sindacati sono invece contrari alla trasferta in Cile. La Voce Repubblicana in particolare ha scritto che la lotta al fascismo è un affare serio in cui le racchette contano poco. Poi ci sono state delle prese di posizioni personali. Enzo Biagi ha scritto sul Corriere che ci sono armi migliori delle racchette per abbattere le dittature. Domenico Modugno invece ha scritto una ballata contro la trasferta in Cile. Mentre da parte sua Paolo Bertolucci, uno dei quattro tennisti azzurri, ha dichiarato che se non lo fanno giocare in Cile non giocherà più nella nazionale italiana. Il presidente del CONI, Giulio Onesti, si è detto anche lui contrario alla trasferta e sarebbe favorevole al campo neutro. Divise sono le opinioni dei giornali. La Federazione della Stampa e il Sindacato Nazionale Scrittori sono contrari. L'Osservatore Romano ha scritto che bisogna difendere lo sport dall'ingerenza della politica. Poi c'è comunque una linea di demarcazione molto confusa fra i favorevoli e i contrari e questo credo che si riscontri anche in molti partiti, in molti giornali e nella stessa opinione. Ecco, tra l'altro abbiamo perso per un attimo Paolo dal collegamento, che volevo proprio chiedergli la sua esperienza, perché se non sbaglio era all'epoca in Argentina, pochi giorni prima, la settimana precedente, la finale. Però chiedo a Ubaldo, come avevi vissuto quel momento, cosa ti ricordi e quali erano le tue sensazioni alla vigilia e poi durante e dopo l'evento di Santiago del Cile? Beh, l'avevo vissuto con la speranza che prevalesse la teoria di Pietrangeli e anche, diciamo, degli sportivi in genere, di Paolo Bertolucci, perché avevamo rapporti commerciali col Cile che nessuno voleva sospendere. Quindi c'erano situazioni finanziarie, economiche che ci dicevano che non c'era motivo per non andarci, oppure si doveva essere coerenti, o si tagliava tutto o non si tagliava niente. E poi c'era anche il fatto che ero convinto personalmente che il Cile, se avesse vinto la Coppa Davis per il ritiro dell'Italia, se ne sarebbe fatto uno strumento di propaganda, e quindi per il Cile Pinochet avrebbe giocato la conquista della Coppa Davis in maniera che avrebbe aiutato il regime. Ad ogni modo, il mio direttore all'epoca della Nazione mi disse: fammi due articoli che devono uscire uno di faccia all'altro, i pro e i contro, e cerca di farlo più equilibrato possibile, anche se so che te sei favorevole ai pro e quindi ad andare, però illustra meglio che puoi anche i contro. E ebbi la grande soddisfazione, perché si trattava di un grande direttore, Domenico Bartoli, che è stato anche un grande giornalista, che alla fine di questo articolo mi mandò una lettera che io ho conservato, di congratulazioni. Io ero ancora
non assunto dal giornale, quindi ero molto preoccupato di quelle che sarebbero state le reazioni, e mi disse che avevo fatto un buon lavoro, e questa lettera l'ho conservata perché scritta da un grande giornalista in epoche in cui i direttori facevano queste cose. Dopo non è quasi più successo, ecco, che i direttori si preoccupino di dare soddisfazione ai redattori più scarsi o più giovani o appena arrivati. Paolo, non so se fino a dove sei riuscito a seguire il filmato. No, ma io proprio ieri ho scritto per la Gazzetta un pezzo, vabbè, ieri era relativo ai 60 anni dalla vittoria di Pietrangeli al Roland Garros, però appunto in un paio di righe ho ricordato appunto il grande apporto di Nicola, sicuramente in quella fase, perché io ero già in Argentina e in Cile da un mese, per cui non c'era internet, non c'era la possibilità come oggi di sapere, di conoscere tutto. Per fortuna la sera Mario Giobbe della RAI mi faceva sempre fare dei pezzi dal Sud America, e io prima parlavo col centralinista che mi raccontava appunto che c'erano delle grosse proteste, che la sinistra non voleva assolutamente che si partisse. Poi insomma Nicola ha fatto veramente un buon lavoro e alla fine, per fortuna, insomma, la squadra mi ha raggiunto in Cile. Ecco, è vero, poi sono contento. Si giocano le volée col signor Pinochet, sì. Questo era uno degli slogan che fra l'altro veniva pronunciato da colui che oggi è uno dei consiglieri della Federazione Italiana Tennis, è stato a lungo capo ufficio stampa, era all'epoca redattore del Messaggero, che era un giornale più di sinistra di quanto non sia oggi, e si chiama Giancarlo Baccini, e ha fatto una guerra contro la possibilità di andare a giocare e vincere l'unica Coppa Davis che hanno vinto. Sì, Paolo, infatti hai accennato... Oggi non credo che sarebbe la battaglia. Sì, non credo nemmeno io. Paolo, ti stavo dicendo... Prego. Abbiamo un po' di ritorno, quindi come dicevo prima di ritardo. Hai accennato al fatto che facevi già, non dico da giornalista, ma quasi da corrispondente per la RAI, per la radio se non sbaglio, no? Quando eri prima della finale in Argentina. Sì, sì, era Mario Giobbe, mi ricordo che io tutte le sere chiamavo, facevo il servizio, prima da Buenos Aires, dall'Argentina, dove devo dire, insomma, Vileda era veramente scatenato in quel momento, c'erano militari con le armi a ogni angolo di strada. E poi dopo io ho giocato un torneo prima a Santiago, prima del Davis, per cui io tutte le sere mandavo questi servizi e mi permettevano di essere un po' in contatto, di sapere un po' di cose dall'Italia. Sì, è stato anche il mio primo battesimo, diciamo così, con la radio, poi dopo in seguito con la televisione, grazie sempre a Mario Giobbe, che è stato oltre che un grandissimo amico, è stata una persona che mi ha spinto. Io sinceramente all'inizio ero molto titubante da questo punto di vista, non volevo assolutamente, lui invece insisteva, tu devi farlo, insomma, quindi ecco, la colpa eventualmente è di Mario Giobbe, ecco, questo volevo dire. Beh, poi alla fine sei firma della Gazzetta dello Sport, voce di Sky Sport, insomma, ci aveva visto bene, no, Ubaldo, all'epoca? Sì, aveva visto bene, anche perché devo dire che tutti i quattro giocatori che poi hanno vinto la Coppa Davis avevano dovuto interrompere gli studi abbastanza presto, comunque insomma non hanno potuto fare poi l'università perché sono diventati dei professionisti del tennis in età giovanissima. Quindi devo dire che Paolo, anche quando ha cominciato a scrivere qua e là e poi per la Gazzetta dello Sport, ha dimostrato una capacità che non era banale, francamente, cioè una capacità anche di scrittura che non era scontata per uno che non aveva fatto
un certo tipo di percorso anche all'interno dei giornali o di cose, quindi evidentemente ha letto molto e comunque ecco il suo modo di scrivere è piacevolissimo, è preciso, magari ha combattuto un po' come tutti noi della nostra generazione con la tecnologia, per cui all'inizio mi ricordo scriveva i suoi articoli a mano su un foglio e poi dopo come tutti ci siamo un po' piano piano evoluti e magari abbiamo imparato a usare i computer, internet, Twitter, i social e via dicendo, però è stato bravo perché non era scontato, ripeto. È vero, è vero. Forse ha inserito il Paolo, forse hai il microfono spento, prova a controllare. E allora, ecco, perfetto. E ti chiedo questo, Paolo. Tu recentemente in un'intervista proprio a Ubaldo, se non sbaglio, quando per il 2016, quindi quando sono stati 40 anni della vittoria a Santiago del Cile, hai detto: ma per tanti anni il decennale, ventennale, trentennale, nessuno l'ha mai festeggiato. Comunque non c'era tutta questa attenzione nei confronti di questo successo storico. Poi per l'Italia, invece negli ultimi anni c'è stata una maggiore attenzione e un maggior riconoscimento di quella vittoria. Perché secondo te c'è stato questo cambiamento nell'atteggiamento nei confronti di questo successo storico? Mi sa che Paolo non ci sente, Ubaldo. No, soprattutto ha di nuovo rispento il microfono, perché sì, prima sì. L'ho aperto e poi l'ho richiuso. Sì. Mi sa sì. Che lui dovrebbe fare audio. Facciamo così, sentiamo Paolo, sentiamolo così. Paolo, ci senti? Sì, guarda, è impossibile, c'è una voce che fa che viene, non riuscivo sinceramente a seguirti. Eccoci, allora ti stavo dicendo, Paolo, non so se hai sentito un po' la domanda, comunque te la ripeto, che in un'intervista recente a Ubaldo, in occasione dei 40 anni della vittoria a Santiago del Cile, tu hai sottolineato come per tanti anni non c'è stata grande attenzione nei confronti di quella vittoria decennale, ventennale, non sono stati celebrati come oggi invece c'è una maggiore attenzione. Tra l'altro anche c'è stato c'è un bel film, un bel docufilm in cui sei protagonista anche tu con Adriano Panatta e Paolo Villaggio, tra l'altro di qualche anno fa. Ecco, perché secondo te c'è stata questa maggiore attenzione da parte dei media? Non lo so, guarda, non ho più potere, è una cosa stranissima. Decennale, ventennale, trentennale, niente, completamente passato sotto silenzio, al di là di qualche articolo di una rivista specializzata, ecco, ma veramente due righe sui giornali. Poi dopo non so perché, alla soglia dei 40 anni, forse perché eravamo vecchi ormai, decreti, ti ha detto vabbè, prima che questi qui ci lasciano, vediamo di festeggiarli un attimo, eccetera. E all'improvviso si è riaccesa questa cosa, sono molto meglio anche. Devo dire di Malagò, insomma, che comunque assolutamente premiare Roma contro tutto e contro tutti, poi dopo ci ha dato anche la medaglia d'oro per il mezzo sportivo, cosa che non ho mai avuto. Sinceramente siamo tornati a essere famosi come ai denti d'oro, però insomma quello che non si capisce per quale motivo. Invece, precedenza non va benissimo. Comunque, niente, vuol dire che è andata così, ed è giusto che sia così. Beh, se vogliamo fare un esempio proprio di attualità, proprio in questi giorni, con la trasmissione di The Last Dance, questo documentario su Chicago Bulls, c'è stata un'incredibile riscoperta di Michael Jordan, di Chicago Bulls. Forse ciclicamente, ecco, ci si accorge delle imprese col passare del tempo. È un dramma che io ormai mi sono andare mentire, ricordi mentire. Sì, è vero. Ecco, e ti volevo posso dire una cosa, allora, non c'è dubbio che incide
sul fatto dei 40 anni di attesa ha inciso il fatto che per 40 anni appunto non abbiamo più vinto nulla, cioè non siamo, salvo che nel 98 quando ritornammo in finale a una Coppa Davis, l'Italia non è stata più in grado di farla, quindi questo era un motivo. Poi c'è stato sicuramente anche un motivo politico, perché quando il presidente della Federazione Italiana Binaghi ha praticamente rotto i ponti con Adriano Panatta, con Panatta che non ha più messo piede nemmeno al Foro Italico, ci sono state azioni legali e tutto quanto, chiaramente c'è stata una tale frizione che ha coinvolto Paolo Bertolucci, che non c'entrava nulla, anche se era il capitano di Coppa Davis della gestione precedente a quella di Binaghi, e poi Malagò è intervenuto per cercare di premiare a 40 anni di distanza i giocatori che avevano vinto la Coppa Davis, ma soprattutto dopo che il Roland Garros aveva invitato Adriano Panatta a fare la premiazione 40 anni dopo la sua vittoria a Parigi, ed era curioso il fatto che la federazione francese avesse invitato Panatta e la federazione italiana per quello stesso anno non avesse invitato Panatta, lo stesso Panatta, a fare la premiazione agli internazionali d'Italia. Quindi quando tutti scrivemmo che questo sembrava incredibile, che insomma dovesse essere la Francia a festeggiare dei campioni italiani e non l'Italia, a Malagò intervenne cercò di mettere una pezza alla situazione. Diciamo che il modo in cui fu organizzata quella festa non fu bello, insomma, fu fatto in un modo tale per cui non credo che Paolo Bertolucci lo ricordi come una giornata di grandissima soddisfazione. Fu fatta alla fine dell'intervallo fra un singolare ed un doppio con lo stadio semivuoto, insomma fu fatto perché Malagò lo volle, ma Binaghi avrebbe preferito non farlo. Sì, penso proprio di sì, però ecco, quando questo è accaduto, diciamo così, nel 2000 erano già passati 24 anni, ecco, e quindi il decennale, il ventennale era passato proprio in scioltezza. Poi dopo sono sorti altri problemi, altre discussioni, problemi sicuramente con la nuova dirigenza della federazione, tant'è vero che non siamo stati invitati neppure alla festa dei 100 anni della federazione, furono invitati i campioni italiani under 16, under 14, l'unica squadra di Coppa Davis che l'aveva vinta nella storia non venne invitata, ma insomma sono cose che, come dire, che purtroppo, devo dire sinceramente, capitano, ma che niente, la vita va avanti, quindi ognuno fa le sue scelte e risponde di quello che fa, tutto lì. Ecco, so che te l'avranno chiesto tantissime volte, Paolo, però c'è Carmine che ci scrive se vuoi in sintesi ricordare la storia delle magliette rosse di Santiago. Le magliette rosse, sì, Adriano che era sinceramente diciamo di fede socialista, la sera prima della partita venne in camera e mi disse: hai portato vero la maglietta rossa? Noi ne avevamo 4 o 5, insomma, di colori diversi. Disse: sì, certo. Dice: beh, domani dai, giochiamo con la maglietta rossa. Io gli dissi: ma sei scemo, cioè, proprio qui c'è già la maglietta rossa, cioè, lasciamo perdere, insomma, giochiamo con la maglietta rossa da un'altra parte. E lui dice: no, dai, bisogna dare un segnale, bisogna dare un segnale assolutamente. Di quelli là, io un po' l'ho fatto parlare, poi ho capito che tanto se non gli dicevo sì, non uscivo dalla camera. Più eravamo 2-0 per noi, il giorno dopo c'era una buona chance di chiudere su 3-0, di vincere la Coppa Davis, e ho detto: guarda, io domani entrerò in campo anche a Mutrande, figurati te se non mi metto la maglietta rossa. E ci mettiamo la maglietta rossa, poi credo a 2-7-1 al cambio, nello spogliatoio si ascolta il segnale, ormai l'abbiamo dato, siamo vivi e questa è la cosa più importante, vediamo di non andare oltre, mettiamoci la maglietta blu e finiamo. E così è stato. È così, è così. Vai, Ubaldo.
Sì, però ecco, questa storia è stata ricordata ed è venuta fuori direi più dopo che durante, perché se lì mettesse la maglietta rossa per quello scopo, non è che fu scritto subito, francamente. Io non so se Pinochet e i suoi generali ci hanno mai fatto caso, ecco, magari Adriano aveva in testa di farlo e lo voleva fare per quello scopo. Io non so se effettivamente i cileni hanno percepito il messaggio che Adriano voleva trasmettere. Non so, ecco, Paolo magari mi può era lì e quindi mi può confermare se era così oppure no. Ma io non so sinceramente se c'è stato percepito dai cileni, ma secondo me non è stato percepito neanche dagli italiani, detto internauta, perché anche lì sono dovuti passare una trentina d'anni perché venisse fuori questa storia della maglietta rossa. Quindi mi sa che lo sapevamo io e lui e basta. Ecco. Ecco, ti volevo chiedere Paolo invece, che gli anni là, quando eri appunto giocatore al di là della corrispondenza che iniziasti con la radio, quando eri giocatore appunto, che rapporto avevi con la stampa, con i giornali? Questo però dovrebbe rispondere umano. No, io sinceramente non ho mai avuto grossi problemi, però insomma è giusto che risponda lui da questo punto di vista. Io da parte mia ho sempre cercato, sinceramente penso di essere riuscito ad avere buoni rapporti un po' con tutti, poi naturalmente potevi trovare meglio con uno o con l'altro. Il problema tra il giocatore e l'allenatore, secondo me, non devi essere amico del giocatore, perché poi non puoi essere neppure sereno ai giudizi, sono delle volte in cui devi dire che ha sbagliato, eccetera. Per cui secondo me ci deve essere un rapporto corretto, lui fa il suo lavoro, io faccio il mio, ma se siamo troppo amici non va bene. La stessa cosa non va bene se tra i due non c'è un minimo di feeling, perché allora cosa fai? Ogni volta praticamente mi incontro e questo non sarebbe giusto dall'altra parte. Ubaldo. Sì, beh, allora, intanto Paolo è sempre stato un giocatore, una persona, cioè scusate, che non era particolarmente permaloso. Al di là dei soprannomi che gli hanno affibbiato, che lo facevano più sorridere che seccare, perché dal Bud Collins che lo ha chiamato Pasta Kid a chi magari ricordava la sua passione magari per le paste, poi diventava una cosa esagerata, quindi la gente magari ci sguazzava un po', però lui non è mai stato uno troppo suscettibile, ecco, devo dire. Qualche giocatore lo è stato di più, spesso ti dirò che con i giocatori i rapporti venivano incrinati dagli amici dei giocatori, cioè se tu, un giornalista, scriveva quattro cose diciamo positive e una negativa, era molto facile che ci fosse qualcuno amico dei giocatori, di Adriano piuttosto che di Barazzutti, che andasse a riferirgli quell'unica cosa che il giornalista aveva scritto che magari poteva essere spiacevole, e magari non gliela riferiva nemmeno tanto correttamente, perché magari anche per scherzo, anche ecco, venivano riportate in maniera strana, insomma, ecco, io mi ricordo moltissimo, insomma, mi ricordo benissimo, anzi, che una volta Paolo Galgani, che era il presidente della federazione allora, scherzando su Adriano Panatta, disse, una villa, una casa che Panatta aveva a Forte dei Marmi, disse, ma davanti a un sacco di persone, Adriano ha una casa a Forte dei Marmi dove ha un tale esercito di filippini che potrebbe dichiarare guerra al Giappone. Ora, una cosa del genere era spiritosa, era buffa e non doveva essere presa male, no? Però certo, se la scrivevi magari Panatta poteva venire da te e ti diceva: ma te sei il mio, sei amico della gente delle tasse, se scrivi una cosa del genere qui mi vengono e mi portano. Cioè, quindi tante volte succedevano delle cose che venivano ingigantite per come venivano riferite, capito? Io questo episodio me lo ricordo, perché per un po' Adriano era seccatissimo con me, ma chissà come gliel'avevano detta sta storia, capito? Quindi però ecco, con Paolo non ha mai avuto problemi difficili con nessuno,
Corrado Barazzuti una volta disse, non mi ricordo più in quale situazione, a Tommasi e Clerici, ma c'ero anch'io, voi dovete solo ringraziarci, perché se non ci fossimo noi, voi non girereste il mondo. Ecco, quando il modo in cui ce lo disse, mi ricordo che Rino e Gianni rimasero di sasso, Rino soprattutto per diverso tempo non glielo perdonò, perché disse: io ho cominciato a girare il mondo molto prima che tu spuntassi all'orizzonte e continuerò a farlo se fino a che potrò, anche quando avrai smesso di giocare, cosa che è quella che è regolarmente successa. Infatti tra l'altro hai citato Rino Tommasi, che era l'argomento successivo, perché continuando nella storia chiaramente di tennis e media, gli anni 80 e poi soprattutto poi anni 80 e 90 hanno rappresentato un momento di svolta a livello televisivo, e tu sei stato protagonista di quel baldo, proprio perché Rino Tommasi, possiamo dire, è stato colui il quale ha fatto conoscere il tennis al grande pubblico in maniera continuativa, anche col modo innovativo che le TV private e poi successivamente la Pay TV, quindi Telepiù, hanno diciamo così, trasmesso e prodotto il tennis, quindi in una maniera diversa rispetto a quella che si era abituati precedentemente. Quindi possiamo fare una trasmissione solo su Rino, però volevo a questo punto in particolare, Ubaldo, che lo raccontassi. Beh, Rino conosceva ed aveva conosciuto meglio, direi, di quasi tutti i giornalisti italiani dello sport, lo sport americano, perché seguiva il Super Bowl, seguiva il football americano, aveva seguito ovviamente il pugilato, che era stata la sua seconda grande passione, il tennis in America, era andato, come anche su, poi è successo a me, diverse volte a seguire dei tornei a spese proprie, perché il giornale non voleva permettersi o non riteneva importante seguire il tennis allo US Open, a Forest Hills prima, a Flushing Meadows dopo, eccetera eccetera. E Berlusconi lo scelse come direttore dei servizi sportivi di Canale 5 appena nato, proprio perché all'inizio Canale 5 non poteva avere i diritti del calcio, che erano tutti in mano alla RAI, e quindi l'unica possibilità di riempire gli spazi era collegata agli spazi americani, cioè agli sport americani, scusate. Quindi veniva acquistato, non so, i vari eventi sportivi americani, eccetera. E Tommasi, che aveva questa esperienza, capì che, per esempio, la telecronaca a due sarebbe stata la telecronaca ideale per raccontare un evento sportivo. E ecco, non esisteva allora. È stato lui che in Italia ha portato per primo la telecronaca a due con un commento. All'epoca erano due giornalisti, poi piano piano è diventato un giornalista e un tecnico, e dal tennis si è fatta a scuola, è andato a tutti gli altri sport. Ecco, questo onestamente è stato un merito di Tommasi, e devo dire che mi ricordo benissimo delle discussioni fra Tommasi e Berlusconi, perché a Berlusconi inizialmente Clerici non piaceva, perché Clerici aveva, secondo Berlusconi, una voce poco da telecronista, cioè aveva una voce non recitata, un po' troppo, insomma, come parla Clerici lo sappiamo tutti, quelli che ci seguono lo sanno tutti, e invece Rino l'ha difeso a spada tratta, dicendo: Clerici è un grande, Clerici è unico, guai a non metterlo. Ecco, è così come direi oggi nel rugby, poi c'è stato Munari, è un altro che ha una voce non tipicamente da telecronista impostato, però è straordinario. Non so cosa ne pensa Paolo. Vabbè, su Munari sicuro, mi piace da morire. No, ma ce ne sono tanti, devo dire, di bravi professionisti all'altezza. Poi ci sono degli sport, secondo me, tipo il tennis, che ben si adattano da una seconda voce, perché ci sono dei tempi, cosa che invece magari è più complicato nella pallacanestro o in sport, diciamo, più rapidi, più veloci. Nel tennis, insomma, ci sono, lo sappiamo, ci sono delle pause, quei 40 secondi, devo dire che la seconda voce dà anche una mano, perché poi, insomma, partite da 3-4 ore, a volte anche di più, la reggere da sole diventa
diventa pesante, anche perché poi non devi commentare solo una, perché tutti magari aspettano la semifinale o la finale, ma ci sono le prime turni, per cui le prime turni significano 12 ore di telecronaca, per cui anche se poi ti alterni, insomma, da 4 a 6 ore sicuramente devi stare con le cuffie in testa. Sia ben chiaro che è una cosa bellissima, ma farla tutta da solo diventerebbe un impegno veramente gravoso. In due, come dire, ci si aiuta e come doppio ci si dà una mano. E quindi, l'importante è avere un buon affiatamento, che ognuno stia al suo posto e che non ci siano invasioni, perché se no insomma, la coppia non funziona. Cioè, è un'alchimia anche da quel punto di vista. È vero. E tra l'altro Ubaldo dietro di sé ha una foto, direi, di, se i vincitori della Coppa Davis erano 4 moschettieri, abbiamo Ubaldo, ecco, Clerici, Tommasi, Ubaldo Scanagatta e Roberto Lombardi hanno rappresentato, secondo la definizione di Rino Tommasi stesso, i 4 migliori telecomunisti che all'epoca, insomma, commentavano eventi sportivi, vero Ubaldo? Lui l'ha detto, non tocca a me dirlo e no, discutere. Non so, io ho un solo cruccio che quando ho finito questa mia carriera, diciamo, di telecronista, ecco, mi sarebbe piaciuto tantissimo fare le telecronache con Paolo Bertolucci, perché non solo ci conosciamo da sempre, io ho conosciuto i suoi genitori, suo padre era una persona straordinaria, un maestro di un'eleganza nei modi e di una capacità. Io, cioè, ecco, come ha insegnato il rovescio a Paolo, è riuscito anche a insegnare il dritto a me, che io facevo il rovescio a domani, quindi all'epoca, ma ed era una persona, ho conosciuto la mamma, la sorella, quindi conosco tutta la famiglia. Mi è mancato non farlo con Paolo, perché secondo me due toscani insieme saremmo stati una coppia, credo, che avrebbe potuto essere interessante, spero anche piacevole da ascoltare. Però insomma siamo due, pur non essendo due generazioni diverse, perché lui c'ha 2 anni meno di me, ma vabbè, le cose sono andate così e sarà giusto che siano andate così. Mi sarebbe divertito, ecco, perché sono convinto che ci saremmo divertiti insieme. Ecco, avevamo un buon affiatamento sul campo, abbiamo avuto sempre un buon affiatamento fuori. Io l'ho stimato molto quando lui è stato capitano di Coppa Davis, perché secondo me ha sempre fatto molto bene, con personalità, non ha seguito soltanto le classifiche per fare le convocazioni e le formazioni, se vedeva che c'era un giocatore più in forma di un altro, anche se stava classificato peggio, lo metteva dentro. Quindi, ecco, io di Paolo ho la massima, non solo una grande simpatia, ma la massima considerazione e stima. Ecco, questo lo devo dire, e non lo dico oggi perché siamo qui davanti a questi microfoni. Grazie Ubaldo, veramente troppo gentile, ma nel senso, purtroppo c'è stato proprio il cambio, guarda, quando sul fine della carriera si è più ritornei, perché insomma, anche se, come dire, è uscito un po' dal giro, ma sicuramente il tennis è uno ce l'ha nel sangue, il ponte in generale. Quindi seguivo il torneo e naturalmente non potevo che non seguire tutte le più, e quindi con le vostre telecronache devo dire che Robertino purtroppo ci ha lasciato presto, io sono arrivato dopo e quindi non ho potuto, come dire, far parte, non dico di quei gruppi, perché avrei dovuto chiedere il permesso per entrare là dentro, ma insomma delle vicinanze di quel gruppo, fra 40-50 anni ci ritroveremo tutti su, e allora lì continueremo le nostre telecronache. Ecco, vi chiedo questo, Rino Tommasi è stato anche uno dei fautori, insomma, ha dato sempre grande importanza ai numeri, c'era anche la famosa definizione di Gianni Brera sulla mente matematica di Rino. Ecco, qual è il vostro rapporto, visto che tennis, i numeri e le statistiche pervadono un po' questo sport, perché ce ne sono a bizzeffe, qual è il vostro rapporto e come si chiede date alle statistiche nella lettura di una partita? Ubaldo. No, sentirei prima Paolo su questo argomento, perché io insomma gli amori li ho sempre amati,
e secondo me sono importanti, però come diceva Rino, il computer non capisce di tennis, bisogna saperlo interpretare. Ecco, quindi io mi limiterei a dire questo. Paolo, non so cosa ne pensa. Sì, sì, beh, io guardo sinceramente poche volte il monitor delle statistiche, eccetera. Ci sono secondo me delle sensazioni nell'arco della partita che le devi capire, le devi percepire. A occhio si capisce se un giocatore ha una buona percentuale di prime o se va sbagliando più di rovescio, anche senza leggere i numeri. Sono gli scambi lunghi, vanno a favore di uno o dell'altro, alcune cose le sappiamo da prima che inizi la partita. Però ecco, a me quello che mi piace nella telecronaca è invece percepire alcuni cambi, alcuni spostamenti dal punto di vista soprattutto tattico, perché insomma tecnicamente il giocatore non è che si può inventare completamente e cambiare da un match all'altro, però ecco, un giocatore che mi perde 6-3 il primo set, a me piace capire, cercare di capire, vedere che all'inizio del secondo come dire, mette in campo qualcosa di diverso per cercare di ribaltare la situazione. Ecco, quello secondo me è lo spirito del gioco che mi prende e mi entusiasma. Se poi dopo alla lunga il match diventa equilibrato eccetera, allora diventa appassionante e allora tengo su altri fattori, mi fa una grande partita. Ecco, però a me piace guardare più dei numeri l'aspetto tattico. Certo. Umano, volevi aggiungere oppure la parte? No, mi diverte anche a me, mi interessa anche a me e mi ricordo certe situazioni tattiche a distanza di anni. Mi ricordo Arthur Ashe che gioca il rovescio slice, lui che l'aveva giocato sempre coperto contro Jimmy Connors nella finale 75 di Wimbledon, e vince una partita nella quale i bookmakers lo davano nettamente sfavorito. Oppure mi ricordo Jim Courier che gioca la finale del Roland Garros contro Andre Agassi, con Agassi favorito, Agassi che domina all'inizio, poi viene un piovasco, il match viene interrotto, Courier rientra in campo e anziché cercare di rispondere anticipando si piazza 2 metri dietro alla linea di servizio giocando molte più risposte riesce a incasinare tutta la partita e alla fine vince lui e non più Agassi. Ecco, o altre situazioni, cioè, di partite me ne vengono in mente mille, per cui mi piace anche a me piace molto anche a me ricordare delle situazioni di rovesciamenti tattici, e mi fa piacere vedere quando un giocatore pensa, ragiona, è un po' come una partita a scacchi. Quella è la parte più bella forse del tennis. I numeri, ripeto, a volte sono addirittura ingannevoli, perché se c'è un set che uno ha perso 6-1, poi ha vinto magari il secondo 6-2, il terzo lo vince 6-3, e poi alla fine i numeri vengono dati magari tutti insieme e se uno non li sa interpretare, non va a analizzare set per set, rischia di fare dei danni nella spiegazione del tutto. Quindi insomma, anche a me piace moltissimo quell'aspetto, direi che è quello più divertente, perché soprattutto hai la sensazione che non tutti lo capiscano, devo dire la verità, lì magari ci può essere anche un po' di presunzione. Io mi ricordo quando dicevano Panatta ha giocato benissimo ma ha perso, non è che aveva giocato benissimo, aveva giocato 5 centimetri sempre più corto di quella volta in cui aveva giocato benissimo, e quei 5 centimetri hanno fatto slittare la partita da una partita vinta a una partita persa. È come se, io ricordo sempre nel salto in alto, se uno non sapesse i centimetri che uno sta saltando, chi diavolo si accorgerebbe se uno salta 2,38 oppure 2,43? È completamente diverso. Se te c'hai, quindi insomma, l'interpretazione del tecnico, e Paolo è sicuramente uno che di tennis ha sempre capito moltissimo e lo si sente perché ha passione, ecco, quello fa la differenza. Aggiungo questa cosa, Paolo e Ubaldo, visto che Ubaldo, entrambi avete parlato di tattica, di cambiamenti tattici durante la partita, eccetera, di contromosse.
Qual è il vostro punto di vista sulla, diciamo così, liberalizzazione dell'allenatore, del coach, magari in campo, insomma, come nella Coppa Davis, visto che poi Paolo è stato anche allenatore, capitano non giocatore della nazionale, quindi la presenza fisica dell'allenatore a bordo campo, cosa ne pensate? Ma io credo, sì, come dire, stravolgere il gioco non si può, però ci sono alcune regole, alcune modifiche secondo me da attuare, perché il tennis deve avere delle basi che non ti toccano, poi però bisogna andare avanti e non si può aspettare 12 minuti prima che inizi una partita, perché bisogna mettere a posto il polsino, eccetera. Non si può ogni punto se chiede l'asciugamano, ogni volta che uno sta sotto, medical time out, interno a quarto d'ora. Ecco, sono delle cose che secondo me vanno assolutamente modificate da questo punto di vista, perché altrimenti ci si ferma e ci si, secondo me ci si impantana anche in situazioni veramente, veramente complicate. L'allenatore a bordo campo, certo, non, magari non cominciamo a ogni cambio di campo, ogni punto, eccetera, però serve un po' farlo a livello femminile, a fine set, anche perché a quel punto lì potremmo anche smascherare finalmente i portavoce dai coach, perché abbiamo visto delle robe in questi anni veramente stiamo nei capelli, perché se io devo pagare quello che devo pagare a un fior di coach che mi sta in tribuna, che si deve toccare il naso, che vuol dire una cosa, se si gratta l'orecchio sinistro vuol dire un'altra, cioè è umiliante per il giocatore, è umiliante per il coach, e allora a quel punto non puoi assolutamente fare niente da questo punto di vista, però è giusto, a fine set cosa cambia? Anzi, secondo me è interessante anche per lo stesso spettatore, insomma, che deve sorbirsi delle conferenze stampa pre-match, dopo match, che non, la maggior parte delle volte veramente sono noiose, non dicono assolutamente niente, oppure c'è quella 12 minuti di palleggio che non se ne può più, invece sarebbe interessante capire a fine 7 per 7-6, voglio vedere cosa gli dice al giocatore che ha perso 7-6 e vorrei riuscire a capire anche cosa gli dice all'altro che invece ha vinto 7-6, quindi è lì secondo me che si svelerebbero tante cose. Invece da questo punto di vista no, il giocatore da solo, sono d'accordo che i Nadal, i Djokovic, i Federer non se ne parla neanche, ma perché? Perché loro hanno sempre visto con questo sistema, con queste regole, che cambiare, loro non vorrebbero assolutamente cambiare, hanno ragione. Però secondo me lo sport deve andare avanti, prima non c'era il tie break, quando giocavo io adesso c'è il tie break. L'altra cosa che non è scandalosa è che i 4 Slam devono assolutamente mettersi d'accordo, e se il tie break si fa a 5 pari, a 6 pari, a 9 pari, a 10 pari, ma tutte e 4 le prove devono essere uguali. È vero. Sono d'accordo, Bando? Sì, sono d'accordo. Diciamo che a volte avere potersi permettere un team, l'allenatore più bravo, magari quindi probabilmente anche più pagato, se è davvero bravo, potrebbe favorire eccessivamente forse il giocatore che ormai è già affermato rispetto al giovane che deve, che non può permettersi certi aiuti. E poi nel tennis è anche bello che uno si costruisca un po' una certa forza mentale, la capacità di reagire a certe situazioni e via dicendo. Quindi però un intervento alla fine di un set, quindi non troppo frequente, secondo me sicuramente accrescerebbe l'interesse degli spettatori e di chi segue le partite. L'altra cosa, cos'è che ha detto Paolo? Ora già mi sono distratto parlando di questa, ma anch'io la penso come Paolo, però negli Stati Uniti c'è una legge che si chiama antitrust che praticamente costringe certi eventi in qualche modo a differenziarsi, perché se tutti avessero esattamente le stesse regole e altri tornei non potessero entrare
in quella categoria di eventi sarebbe una sorta di discriminazione. E quindi questo credo che sia stato all'origine del fatto che, per esempio, si siano scelti, all'inizio è stato che ognuno voleva fare per conto suo, quindi non c'era questo problema, ma poi ultimamente quando l'Australia voleva fare una cosa diversa, cioè analoga credo agli Stati Uniti, gli è stato detto che non potevano farlo, che dovevano cambiare qualche cosina, che poi se poi si, questo sia vero al 100% o no, francamente non l'ho appurato, però mi fu data questa spiegazione. Ecco, ma scusa, Paolo. È assurdo anche perché allora anche il discorso dell'Okai, del Falco, che c'era solo su centrale o su due o tre campi principali e su tutti gli altri campi non c'era, cioè lì praticamente i campi con due regolamenti completamente diversi all'interno dello stesso torneo, quindi cioè, ci sono tante cose da, come dire, da vedere, da studiare, da mettere a posto. E poi, ripeto, il medical time out è una roba che mi manda al manicomio. In nessun altro sport che questo accade, se ti fa male un piede, sei grandi, vai avanti lo stesso, non è che ti fermi, devo aspettare 8 minuti perché arrivi il massaggiatore e ti faccia il massaggino e ti dia la pasticchina. Se sei in grado vai avanti, se non sei in grado ti alzi la mano e ti rifiuti. Ma se non per me veramente mi sembra una cosa semplicemente assurda, nessun altro sport al mondo ha il medical timeout in questa maniera. Sì, sono d'accordo, anche perché poi ci sono chi lo usa strategicamente, non si potrebbe denunciare i crampi, allora uno dice no, c'è uno stiramento, quell'altro, cioè, beh, ci sono un sacco, cioè effettivamente un sacco di abusi che andrebbero disciplinati diversamente. Sì. Proprio sulle innovazioni regolamentari, era una delle domande che volevo farvi, era previsto adesso però per il prolungarsi del lockdown, è stato portato il prossimo mese, Muratoglu, allenatore di Serena, organizza questo torneo con delle regole estremamente innovative, forse radicalmente innovative. Ecco, come vedete questo torneo che si disputerà, spero, fra un mesetto, e questa innovazione anche nel punteggio, forse intensiva, no? Mi sembra di capire rispetto a quello che dicevate, cioè qualche modifica sì, ma non travolgere il gioco. Ma quella è un'esibizione. Muratoglu, per farti pubblicità, secondo me potremmo anche trovarlo a Piazza di Siena completamente nudo che diceva di notte. è una roba allucinante, insomma. Lui fa bene, come dire, a proporsi in continuazione, a cercare di fare qualcosa, è sempre in panchina, gli piace molto, insomma, essere inquadrato alla televisione, insomma, quello senz'altro. Poi ha avuto, come dire, la bravura e la fortuna di guidare in questa fase finale la Serena, quindi si è fatto un grande nome, insomma, adesso ha dei buoni giocatori sotto di sé. Il tennis, ci sono delle cose che vanno modificate, eccetera, però non le puoi stravolgere, dai, parliamoci chiaro, cioè, perché sennò veramente diventa 3 su 5 a 3 pari, il Noel è questo e quell'altro, eccetera. Dopo diventa un altro sport, è lo stesso discorso della Coppa Davis, quella di adesso non è Coppa Davis, è un'altra manifestazione che io mi rifiuto di chiamarla Coppa Davis, sarà una Nation Cup, quello che vuoi te, che va benissimo, sicuramente sarà, quando Oleata andrà avanti, sarà anche molto interessante, molto bella, molto viva, molto frenetica, eccetera, completamente diversa rispetto alla vecchia Davis che era compassata sicuramente, però sono due cose completamente diverse e non è la stessa cosa, completamente diverse, quindi i risultati che verranno fuori, anche se diranno per la prima volta vince la Coppa Davis la Somalia, secondo me è un errore clamoroso, perché la Somalia vince per la prima volta una Nation Cup. Ubaldo? Beh sì, sono sicuramente una cosa diversa, sicuramente anche la vecchia Coppa Davis, la mitica Coppa Davis non riusciva più ad andare avanti per il fatto che i giocatori che una volta l'avevano vinta non la giocavano più, vedi Federer, vedi
Marray piuttosto che Wawrinka e compagnia bella. Quindi onestamente era molto difficile tenerla in vita per così come era messa, e quindi qualcosa andava fatto. Ora, d'altra parte, io capisco che siccome tutto, anche il tennis è business, sia chi organizza lo US Open piuttosto che gli Internazionali d'Italia o qualunque torneo o manifestazione, rinunciare a un logo, a un simbolo, a un brand, per coniarne uno nuovo di sana pianta, avrebbe significato per chi l'organizzava, in questo caso la Federazione Internazionale, una perdita sicura di soldi, sponsor, prestigio e via dicendo, per cui si sarebbero messi completamente in mano all'ATP, che infatti ha subito lanciato l'ATP Cup. Quindi capisco benissimo quello che dice Paolo, condivido il fatto che non si possono paragonare le due manifestazioni, ma capisco anche che non era facile onestamente rinunciare al brand Davis Cup, che è un nome che anche quelli che non hanno mai visto una partita di tennis hanno orecchiato, ne hanno sentito parlare. C'è una domanda di Cesare per entrambi, in realtà fa due domande entrambi, ma vi leggo la seconda, che vi chiede, taglio un po' lo schermo, non vi ha mai stuzzicato l'idea di fare da coach di tennis magari di qualche giocatore italiano? Beh, Paolo l'ha fatto, insomma, in qualche modo, cioè ha fatto il capitano di Coppa Davis, ora non l'ha fatto singolarmente perché ha cominciato a fare un altro mestiere, non so se a lui gli sarebbe piaciuto farlo, non è secondo me piacevolissimo, però, perché a star sempre dietro a uno finisce che sei, invece di essere il non so come dire, il dipendente di un giocatore, non è bello, ecco, secondo me. Poi non so, Paolo che dice? No, sono beh, io ho avuto la fortuna, nel senso che quando ho smesso sono entrato come tecnico federale, come responsabile under 12, 14, 16, 18 Coppa Davis, quindi ho fatto tutta quanta la trafila, però come base, come tecnico nazionale, che quindi è completamente diverso. Poi dopo mi sono fermato e sono stato un periodo con Canè, e un periodo soprattutto con Camponese, quando è rientrato dopo l'infortunio. Ecco, questi sono i due giocatori italiani che io sì, ho seguito. Stranieri sinceramente no, per mille motivi, insomma, perché diventa il coach diventa un matrimonio, cioè con la persona che gestisce assieme, e anche fare con la moglie, con la fidanzata, col medico, cioè è un inferno, cioè una roba. Poi quando tu hai, come dire, girato il mondo per tot di anni, è vissuto degli spogliatoi così a lungo, eccetera, hai bisogno di cambiare aria, anche se dici sì, vabbè, ma è sempre lo stesso, avete detto beh, sì, però come dire, la sala stampa è dall'altra parte, è aria diversa, detto, completamente diversa rispetto allo spogliatoio, quindi sono due ambienti diversi ed è come dire un'altra vita che affronti, come dire, non come routine d'ufficio, ma come una cosa nuova che ti esalta, ti dà carica. E a me piace, come dire, cambiare, modificare, provare anche, come dire, nuove strade. C'è una domanda per Ubaldo, visto che il suo è tappezzato di libri, e Ubaldo chiede se devi consigliare un libro sul tennis, uno solo, quale consiglieresti, Ubaldo? Beh, uno solo, 500 anni di tennis è un capolavoro, quello scritto da Gianni Clerici. L'Open di Agassi è la biografia meglio riuscita, e l'ha scritto Jim Möhringer, che ha vinto un Pulitzer Prize, quindi grande scrittore, anche se magari ha esaltato certi momenti che forse non so nemmeno quanto veritieri fino in fondo. Questi direi sono due libri molto importanti, però c'è stato un libro che è di McAfee, ora mi ricordo il titolo in inglese per la verità, che è quello
che descrive il match giocato da Art, è tutto un libro impostato su un match fra Arthur Ashe e Clark Grebner, e due tipi completamente diversi, ed è incredibile come lui riesce a sviluppare la personalità di questi due giocatori e attraverso un match, attraverso la conoscenza che l'uno aveva dell'altro, le personalità dei due, il bianco ricco che esce da un certo tipo di background familiare e il nero figlio di un poliziotto come era Arthur Ashe. Insomma, secondo me quello lì credo che si chiami Level of the Games, ora potrei sbagliare, magari c'è un articolo in più o in meno, ma qualcosa del genere. E so che ci sono anche dei ragazzi, anche italiani, che hanno fatto la tesi di laurea su quel libro. Quel libro lì, secondo me, è uno dei più belli mai stati scritti. Quindi Enrico ti ringrazia. Mentre così, parlando velocemente, il pensiero, visto che l'ha conosciuto da vicino, direttamente, il pensiero di Paolo su Andrea Gaudenzi come presidente dell'ATP. Come lo vedi? Qual è la tua idea, Paolo? Io Andrea l'ho conosciuto che aveva 12 anni, l'ho avuto a Viano, anche se non direttamente sotto di me, nel periodo, diciamo così, del college federale, perché io ero vivo in giocatori grandi, però insomma lo vedevo e parlavo in continuazione, fin dall'inizio, un ragazzo di dotato di un'intelligenza superiore, poi tanto che abbia continuato a studiare, poi si è laureato. E poi insomma mi si è visto la carriera che ha fatto anche quando ha smesso di giocare a tennis. Da questo punto di vista è stata una semplice conferma, non assolutamente una sorpresa per me. Sapevo che era tra tutti quelli che ho conosciuto, frequentato, giocatori, sicuramente quello più intelligente di tutti, quello più vivace mentalmente. Poi l'ho dimostrato anche quando ha smesso di giocare, appunto la carriera che ha intrapreso nel marketing, tra gli sponsor sempre del tennis e di anche altre discipline sportive. Quindi io sono molto contento, ho parlato con lui diverse volte, eccetera, ricordando anche i bei tempi, insomma, che bene o male abbiamo fatto una finale di Coppa Davis, l'unica volta che ho giocato in Italia nella storia. Bene, sono contento. Lui è Calvelli, un altro ragazzo che ho avuto a Milano tanti anni fa e che poi dopo ho conosciuto anche lui in giro per il mondo. Sinceramente la Calvelli mi ha sorpreso, perché non pensavo che avrebbe scelto questa strada. Era un bel duetto di ragazzi italiani che hanno vinto sul campo, qualcuno di più, qualcuno di meno, ma poi si sono formati all'interno di questo mondo. Insomma, l'Italia da questo punto di vista è sempre stata molto presente, forse più da questo punto di vista che come giocatore, ma però adesso, diciamo, è un momento dire, buono, fortunato, peccato che siamo fermi, perché questo secondo me sarebbe stata un'annata molto interessante per i giocatori italiani. Umano, vuoi dire qualcosa su Andrea Gaudenzi? Beh, insomma, anche io l'ho conosciuto da ragazzino, non tanto come Paolo, ma lo ricordo fin da quando a 17 anni vinse sia Roland Garros che lo US Open Junior. Fra l'altro mi capitò di vedere la finale vinta da Andrea Gaudenzi sul campo numero 2 del Roland Garros, seduto accanto a Alberto Tomba, che non so perché si trovava a Parigi, e vedemmo accanto questa partita. Quindi me lo ricordo fin da allora, un ragazzo che ha sempre avuto grande personalità, senso di leadership, direi, e quindi no, anche a me non mi ha sorpreso che abbia fatto la strada che ha fatto. Per quanto riguarda Calvelli, che è fiorentino come me, ha sposato la figlia del presidente del tennis Matchball di Bagno a Ripoli, quindi qui accanto a casa mia praticamente, lui ha lavorato sia con la Wilson prima e con la Nike dopo, a livello quindi commerciale, frequentava i giocatori, sapeva quali erano le loro esigenze, non è arrivato ai livelli di Andrea, ma da junior era forte, quindi insomma sono due che avrebbero voluto far molto bene, sono stati sfortunati perché
capitare a dover gestire quest'anno non era facile, ma anche qui Andrea ha dimostrato personalità, perché ha subito scelto, molto prima della WTA e di altri dirigenti del tennis, di chiudere il tennis agonistico fin da Indian Wells, sebbene i giocatori fossero già tutti lì, si stessero allenando lì, e insomma ha avuto polso, ecco, l'ha dimostrato. Poi secondo me quello che ha detto anche nella prima intervista che ha fatto con la stampa italiana e che abbiamo riportato su B-Tennis, ha dimostrato subito di avere le idee chiare, per esempio specificando che uno sport che è fra i primi cinque del mondo come diffusione e passione fra gli appassionati e interesse, quindi però a livello di diritti televisivi vale l'1%, 1,7%, quindi vuol dire che è un prodotto, il tennis, visto che parliamo sempre di business, che finora è stato fra virgolette venduto o comunque organizzato molto male, perché ci sono troppi interessi diversi, 7 praticamente padroni del tennis, perché ciascuno dei 4 slam è un padrone a sé stante degli slam, poi c'è la Federazione Internazionale, è il quinto, poi c'è l'ATP il sesto, c'è la WTA il settimo, non li ho detti in ordine di importanza, ma sono 7 che alla fine hanno interessi spesso contrastanti. Andrea questo l'ha capito subito, cerca di unificare questo sistema, ma è un'impresa difficilissima che non so se riuscirà mai a portare a termine, ma qualcosina di sicuro farà. Beh, siamo verso la chiusura, insomma abbiamo ancora una curiosità. La prima, allora ti chiedo Baldo, visto che abbiamo parlato di TV, di radio, di tante cose, UbiTennis, come è nata questa idea di UbiTennis, quando, e diciamo che da quando è nata è diventato un punto di riferimento a livello web in diversi paesi, non solo in Italia. Intanto lo facciamo dire. Guarda, è nata per un motivo che magari non ci si può immaginare, è nata per il fatto che io ero frustrato dal fatto che quando chiamavo il mio capo allo sport, che fosse della nazione, del resto del Carlino del giorno, gli dicevo è successo questo, questo e quest'altro, potrei scrivere questo, questo e questo, mi diceva oggi non c'è spazio perché c'è il terzino della Fiorentina che si è fatto male alla caviglia, poi c'è, che so, c'è l'allenamento della nazionale, giocano a Coverciano, oppure è successo questo, ma di fatto doveva succedere veramente che scappasse il morto, fra virgolette, in termini esagero, su un campo da tennis, perché per avere lo spazio per poter scrivere tutto quello che avrei voluto. E allora ho detto, io faccio un blog. Ho cominciato a fare il blog all'inizio da solo, poi con altri 3 o 4 ci siamo divisi un giorno e mezzo ciascuno, e poi siamo andati, alla fine hanno detto, ma insomma, perché invece di fare il blog non si fa un giornale online? E mi sono buttato in questa avventura, anche se un mio grande amico e collega e bravissimo come Stefano Semeraro mi aveva dissuaso, lui scrive sulla Stampa, sul Corriere dello Sport, mi aveva detto non lo fare perché non vivrai più, non avrai più domeniche libere, Natale, Capodanno, quando si ha un sito non si dorme, si sta lì tutto il giorno, non si guadagna molto, anzi non si guadagna nulla, perché la pubblicità è difficile venderla, a meno che tu abbia dei numeri pazzeschi. E io avevo cominciato, avevo 100 lettori, 200, 300 o qualcosa del genere, quindi è stata una cosa che se non avessi avuto un entusiasmo, una passione spaventosa per questo sport che mi sono trascinato dietro per tutta la vita, non l'avrei mai fatto. Ecco, insomma, mia moglie dice sempre che è il mio terzo figlio e che mi dedico molto di più a questo terzo figlio piuttosto che ai primi due, quindi ecco, ora poi non voglio farla lunga. Ma insomma, diciamo che sono contento che quest'anno, anche in periodi di virus, abbiamo avuto
ancora l'altro giorno 65.000 visite in un giorno, e all'Australian Open spesso 150.000, roba incredibile, perché insomma, francamente non me lo sarei mai detto, il tennis continua a essere in Italia uno sport minore, come lo sono tutti quelli che non si chiamano calcio. Che è successo? Ho finito. Ci siete ancora? Mi sa che non mi sente più nessuno. Paolo è sparito. Simone, vedo una rotella che gira. Che faccio? Non so più cosa dire, devo parlare ancora io? Sa che è finita la comunicazione, non so. Comunque, se volete, dico ancora che devo ringraziare moltissimo tutti i miei collaboratori, che sono tanti, anche loro animati da grande passione, grande entusiasmo, perché francamente vivere lavorando per un sito di tennis è un'impresa quasi impossibile, ecco. Anche se piano piano, ecco, con i risultati in termini di audience che abbiamo, speriamo che le cose cambino. Che faccio? Non so più se qui magari è il Facebook di Ubitennis che va avanti ed è invece crollato quello di In Media Sport, Sport In Media, anzi. Io non so più che fare. Devo tenere da solo? Chiudo? Mando via tutti? Andate a mangiare, ragazzi, è tardi. Sono le 20, quasi le 20 e 30. Ubaldo, ti senti? Io mi sento, ma non so se ho parlato a vuoto, se mi avete sentito. No, è stato un problema di collegamento, è proprio l'ultimo secondo. Internet purtroppo ci ha fatto... Vai Paolo, vai. Io mi auguro fortemente che verso, non so io, che verso, diciamo, nel periodo della vendemmia si possa riprendere, però ovviamente è molto difficile. Il discorso è la quarantena, cioè i giocatori vengono da tutto il mondo, e quindi anche ci reagono in Europa, ma non è che poi fare un torno di tennis solo per europei, perlomeno sarebbe una cosa arrangiata. Quindi fino a quando non ci sarà la libertà di potersi muovere, perché tu giochi un torneo a Parigi, ma quello dopo è a Tokyo, e quindi non è che poi arrivi a Parigi, quarantena, poi dopo l'argentino deve andare a Tokyo, un'altra quarantena, cioè se no finisce di fare un torneo e sei quarantena, e questo non è assolutamente possibile. Quindi la vedo dura, molto molto dura, che quest'anno possa riprendere il tennis, però dobbiamo essere fiduciosi. Speriamo che si possa fare, togliendo magari quella cosa di per quanto tua mano sinistra, per non infettare la pallina, anche perché la maggior parte dei giocatori eseguono rovesci a due mani, e quindi sarà un po' difficile tenere il guanto sulla sinistra. Comunque io vi ringrazio, è stato veramente un piacere, niente, faccio tanti auguri, buon tennis a tutti, e speriamo di rivederci presto, se non su un campo, che ormai non è il caso, su una tribuna, dai. Va bene, Paolo, gentilissimo, okay. Grazie mille. Ciao Paolo, arrivederci. Ciao. Io non ho capito se ho parlato a vuoto prima, se non mi ha sentito nessuno. Un minuto è saltato però se vuoi riprendere quello che stavi dicendo, poi chiudiamo Baldo. Non so quando è caduta la linea, quindi non so cosa ho detto, fino a che punto mi hai seguito. Ecco, se vuoi. Però voglio solo dire una cosa su quest'ultima, che c'è. Un'idea non male, secondo me, di Oliviero Palma, che è il direttore del torneo WTA di Palermo, che ha detto si potrebbero usare i laboratori sparsi in tutto il mondo per l'antidoping, per fare ai giocatori che si devono spostare per andare su un torneo i test che possono evitare di dover fare la quarantena una volta che arrivano nel paese, cioè si potrebbero fare lì, misurare prima, quindi ognuno dove sta va nel laboratorio antidoping, che oltretutto sono disoccupati in questo periodo, visto che sport non se ne fa, o quasi, e quindi poi non ci sarebbe bisogno di fare la quarantena per i giocatori.
per le giocatrici. Quindi questa secondo me è un'idea intelligente che non avevo sentito dire prima e la voglio ricordare. Per quanto riguarda Ubi Tennis, ripeto, non so a che punto si è interrotta la comunicazione. Si è arrivato praticamente sul fatto che è tuo terzo figlio e che sul fatto che tua moglie ti dica appunto che è il tuo terzo figlio ha avuto dei numeri straordinari anche durante questo periodo di lockdown. Sì, questo è vero, ma certo devo dire che la cosa di cui vado più orgoglioso è il fatto che si è creato all'interno di Ubi Tennis un'equipe di collaboratori straordinari, cioè che ci impegnano, che fanno anche con dei grandi sacrifici per dare il meglio, secondo me con una qualità sempre migliore negli anni, e quindi cioè da solo non potrei fare tutto quello che si fa, non c'è dubbio, ma nemmeno un decimo, perché poi c'è Ubi Radio, c'è il Facebook, ci sono i social che fino a qualche anno fa non esistevano, ci sono le traduzioni da mille lingue praticamente tutti i giorni, quindi tenere insieme tutte queste persone che hanno poi anche altri obiettivi, chi vuol diventare certo giornalista, ma anche chi lo è, quindi lo sta diventando, è diventato giornalista pubblicista, eccetera, non è semplice quando poi le retribuzioni non possono essere straordinarie, purtroppo, perché mettiamo un anno come questo, se io in passato riuscivo ad ottenere dei contributi pubblicitari durante soprattutto durante Roma, Parigi e Wimbledon, quest'anno per esempio sono saltati tutti, quindi insomma tutti stiamo facendo arrancando, però appunto ho un team di cui sono molto orgoglioso, fra l'altro cerchiamo di occuparci anche di ubitennis.net in inglese, di ubitennis.es in spagnolo, e quindi traduzioni, interazioni, insomma onestamente non è un lavoro semplice, però a me dà grande soddisfazione perché intanto alla mia non più giovanissima età mi consente di essere vivo, anche se magari faccio le tre di notte per vedere, perché purtroppo bisogna seguire i fusi orari e quello che accade dappertutto e cercare di essere i primi a mettere qualcosa e a farlo non solo primi per tempestività, ma cercare di esserlo anche per qualità, e questo non è mai facile, conciliare i due aspetti. È vero. E complimenti veramente per il grande lavoro. Non so se hai sentito, purtroppo hai perso la connessione, ma anche Paolo ti faceva grandi complimenti per il progetto Ubi Tennis, per il lavoro che siete riusciti a fare. L'ultimissime due cose ti faccio vedere, perché anzi ti chiedo prima, visto che hai parlato di numeri, se ci puoi ricordare il numero di tornei che hai seguito da cronista o da telecronista complessivamente. Degli slam ho cominciato a Wimbledon nel 74, non ne ho saltato uno, anzi salterò quello di quest'anno, però sono stati 46 di fila, più anche il Wimbledon olimpico, che non considero uno slam ovviamente, ma si è giocata a Wimbledon. E poi ce ne sono stati 44 Roland Garros, e quindi siamo arrivati a 90 solo con i due, 44, il primo fu quello coincise con la vittoria di Adriano Panatta nel 76, e quindi io mi auguravo di vedere un sacco di altri slam vinti dagli italiani, e purtroppo c'è stato soltanto quello di Francesca Schiavone a livello femminile, e uomini siamo accontentati, finalmente abbiamo esultato quando Cecchinato è arrivato in semifinale, oltre non siamo andati. E poi dal 1980 praticamente sempre, quindi quasi 50 US Open, e dal 1990 invece l'Australian Open, quindi anche lì sono diventati una trentina, poco meno di 30, quindi in totale dovrebbero essere 160 soltanto gli slam, una quarantina almeno sia Monte Carlo che Roma, e poi tutte le finali ATP, insomma se li conto tutti credo di veramente di aver buttato via un sacco di tempo. Cominciato con le palle bianche e continuato con le palle gialle.
Ecco, e ovviamente non posso non chiederti, facciamo vedere prima questa cosa, facciamo vedere questa cosa. Ok, 7 Australian Opens, 15 Slams. Ecco Baldo, non posso non chiederti dei tuoi sei parenti ormai diventati famosissimi in tutto il mondo, con Djokovic, con Nadal, con Federer, veramente sono momenti che ti hanno proiettato in un'ulteriore dimensione di conoscenza e fama internazionale. Sono molto belli, molto naturali e spontanei anche da tutti da fuori. No, non lo so, però mi sono divertito anch'io. Devo dire che questi giocatori, questi di cui hai parlato, sono dei fenomeni non solo come tennisti, ma anche come uomini, perché sono intelligenti, sono svegli, sono spiritosi. Voglio dire, non mi meraviglia affatto che siano i primi del mondo, non per un anno o due, ma da più di un lustro, oppure addirittura 20 anni come Roger Federer. Quindi poi dopo è vero che andando lì a queste conferenze stampa, che sono tantissime, cerco di fare delle domande che non siano come ti senti, come è andata oggi, oppure bravo, perché tutto sommato non mi divertirei a farle, e non credo si divertirebbero loro, che si sentono ripetere le stesse milioni di volte a settimana, non all'anno, a settimana, perché ogni giorno giocano, ogni giorno ci hanno 40, 30, 20 fra interviste, fra televisioni, radio, giornalisti, eccetera, eccetera. Quindi insomma, cercare di essere un pochino più vario è uno sforzo che secondo me un giornalista dovrebbe sempre fare. Poi qualche volta si può anche sbagliare, perché si può sbroccare. A me è successo in qualche occasione di fare delle domande che non avrei voluto fare, semplicemente perché quella a cui avevo pensato magari un attimo prima era stata affrontata già da un altro collega, e allora ti trovi all'improvviso a doverla cambiare e farne un'altra, perché di solito c'è un percorso che tu ti prenoti una domanda e magari hai 3 o 4 colleghi che fanno le domande prima di te. Quando arriva la tua, a volte la devi completamente improvvisare e magari non ti esce fuori bene, soprattutto quando devi magari esprimerti in francese, in inglese o in spagnolo, perché di solito, ecco, il giocatore, se gliela fai nella sua lingua, è molto più, come dire, più se stesso, più naturale, più genuino. Quello che dice Nadal agli spagnoli, ai giornalisti spagnoli, è sempre un pochino più deciso di quello che lui non dice in inglese, anche perché spesso in inglese, soprattutto all'inizio della carriera, aveva delle difficoltà ad esprimersi. Noi per esempio abbiamo avuto una volta nato un equivoco, perché lui ha capito che io volessi dire una cosa e ne volevo dire tutta un'altra. Cioè, io gli volevo chiedere, ed è stato recente, quindi lo ricordo, volevo chiedergli se l'atmosfera del matrimonio lo aveva in qualche modo distratto, con 300 invitati, con il re Juan Carlos o l'ex re che è andato al suo matrimonio, eccetera, e lui invece capì che io gli chiedevo se l'essersi sposato con Francisca non l'avesse cambiato i suoi ritmi, le sue routine e via dicendo. E lui chiaramente, siccome con Francisca Berreio ci stava già da non so se 10 anni o così, capì male e disse: ma cosa stai dicendo, ma cosa mi chiedi, o qualcosa del genere. Quindi vabbè, comunque questo capita, ripeto, avrò fatto migliaia di domande. Ho fatto un calcolo che ho fatto più di 18.000 conferenze stampa, ho preso parte quindi in 18.000, non so se ho fatto domande in ciascuna delle 18.000, ma mettiamo anche che ne avessi fatto solo un migliaio, sono certo che chissà quante ne ho fatte sbagliate.
Ecco, siamo proprio in chiusura. L'ultimo flash, ti chiedo, Ubaldo, vista la tua esperienza, conoscenza del gioco, eccetera, Berrettini, Sinner, chi dei due secondo te arriverà più su nella rispettiva carriera? Così, sensazione ovviamente. Ma senti, Sinner se ne parla tantissimo, tutti ne parlano gran bene e io naturalmente non mi esimo. Perché anch'io sono entusiasta per i risultati che ha fatto alla sua età, perché ripercorrono quelli fatti alla sua stessa età da Djokovic, però ancora deve vincere davvero tanto, cioè fra uno che è già numero 8 del mondo e insieme a Fognini sono stati due top 10 dopo 40 anni del tennis italiano e uno che è ancora numero 75 o giù di lì, insomma ce ne corre, quindi c'è un grandissimo potenziale, però sul potenziale sapessi quanti giocatori ho visto che avevano un grande potenziale e poi non sono arrivati dove ci si aspettava. Nessuno poi raggiunge mai completamente il proprio potenziale e c'è sempre uno scalino in più che si può fare, quindi oggi dico Berrettini ha già dimostrato di essere davvero molto forte. Ha qualche problemino fisico perché è un po' esile, soprattutto nelle gambe, ha spesso dei problemi alle caviglie, mi ricorda purtroppo, dico purtroppo fra virgolette, un pochino del Potro, che anche lui ha passato migliaia di infortuni, incidenti, ovviamente tocco ferro e auguro che a Berrettini questo non accada, però insomma Berrettini ha già fatto parecchio, è arrivato a giocare le finali ATP che non avevamo più dagli anni di Panatta e Barazzutti. Sinner, mi auguro che faccia bene, però non vorrei che si fosse ceduto nell'esaltarlo, che lui è un ragazzo serio, per bene, simpatico, però già comincia ad avere attorno un gruppo di gente che lo vuole proteggere come se fosse già il campione più forte di tutti i tempi, non concede interviste in questo periodo perché si deve allenare, ma come ragazzi, ma c'ha, che non può trovare un quarto d'ora in una settimana per concedere un'intervista, cioè ok, proteggiamolo, cerchiamo di tenerlo, però ecco, ho l'impressione che sia a rischio più per tutta la gente che gli sta attorno che per le sue proprie qualità, e questo per esempio, ecco, devo dire che Matteo Berrettini ha accanto a sé con Vincenzo Santopadre, con Umberto Rianna, tutta gente molto molto con i piedi per terra, cioè, che lo aiuteranno sicuramente se ce ne avrà bisogno. Anche Riccardo Piatti ha esperienza, però mi pare che anche Riccardo ultimamente su questo ragazzo abbia puntato forse perfino troppo se stesso. Ecco, secondo me insomma deve stare attento a non esagerare. Io voglio raccontare un particolare. In Australia Sinner stava giocando primo turno del suo match, io ero dall'altra parte della tribuna rispetto a dove stava Piatti e Volpini, decisi di andare dall'altra parte, più vicino a loro, per eventualmente catturarne le impressioni a fine match, siccome quando appena finisce una partita tutti vanno via, scappano e vanno agli spogliatoi, volevo poter registrare un'intervista. Però feci questo giro del campo e andai e avevo intenzione di sedermi a 20 posti lontani da loro, ma però vicino abbastanza per poterli intervistare. Bene, la risposta e la reazione di Piatti fu assolutamente imprevedibile, per me quasi scioccante, perché vedendomi, mi aveva visto dall'altra parte, mi vide arrivare lì, Ubaldo rispetta il nostro lavoro. Io non avevo fatto niente, figure se pensavo di non rispettare il suo lavoro, non sarei mai andato lì mentre Sinner giocava per chiedergli che parlasse con me, cioè, mai passato nemmeno per l'anticamera del cervello. Ecco, da lì ho detto, ma qui c'è troppo nervosismo attorno a questo ragazzo, c'è troppa tensione, si è preoccupati in maniera eccessiva. Ecco, questo non mi è piaciuto.
Beh, spero che Piatti se ne sia reso conto, magari ci vorrà un po' di tempo, ma deve capire che, anzi, io rispetto molto sempre i giocatori, gli allenatori, non ho mai mancato di rispetto a nessuno, salvo che provocato in qualche modo. Bello, bello anche questo aneddoto e questa tua analisi, direi, posata e equilibrata. Ubaldo, che dire? Andiamo a cena? Sì, andiamo a cena, anche perché mi aspettano sicuramente qui, mia famiglia rispetta molto i miei impegni, quindi non sono venuti ancora a dire pronto, ma secondo me è pronto. Va bene, allora, vi ricordo che la puntata sarà recuperabile sulla pagina Facebook di Ubitennis di Sporting Media e poi in versione anche podcast su Sporting Media fra una mezz'oretta, 40 minuti circa. L'appuntamento è mercoledì con Paolo Viberti e Vittorio Adorni. Grazie veramente di cuore Ubaldo Scanagatta, è stata una bellissima puntata, abbiamo chiacchierato, discusso di vari temi, un bel excursus, grazie Ubaldo. Grazie a te Simone, io mi sono divertito e quando ti fa comodo non ti preoccupare, chiama quando vuoi. Saluti a tutti e grazie di aver avuto la pazienza di ascoltarci. Grazie Ubaldo e alla prossima. Ciao a tutti.